questa conferenza stampa che abbiamo voluto indire quando ormai mancano pochi giorni al 19 di febbraio, quando il TAR darà la sentenza. Noi siamo fiduciosi perché il ricorso poggia su delle valide motivazioni. Altre preoccupazioni, secondo me, dovrebbero essere perché il nostro punto nascita con la storia, con questa vicenda che si protrae ormai dai primi di dicembre, è indietro con i parchi, che iniziamo il prossimo anno, anche, quindi se, chiaramente se noi vinciamo il ricorso al TAR, perché se lo perdiamo possiamo solo fare appello al Consiglio di Stato. Se lo vinciamo, ma non riusciamo ad arrivare ai 500 parchi, e allora il prossimo anno sarebbe una cosa veramente difficile perché dovremmo chiedere la deroga, no, avvocato? Sì, Beh, però quindi non questo... nell'anno Vabbè, prossimo anno, comunque noi dico. confidiamo innanzitutto di vincere il ricorso al TAR, poi sono convinto che riusciremo a recuperare i parchi che abbiamo perso durante questo periodo. Anche secondo me, sono sconcertato dall'atteggiamento dei sindaci della montagna, dei sindaci dell'entroterra, perché il punto nascita di San Zerino, sì, tanto sperare di San Zerino, ma è il punto nascita dell'entroterra. Questi avrebbero dovuto tutti fare quadrato, essere uniti, far valere le istanze del territorio. Così non è stato. Sono molto preoccupato. Basta pensare che a quello che è successo ieri sera al Consiglio Comunale. Io sono andato lì, poi sono andato via incavolato, mi sono arrabbiato quando ho visto quello che stava succedendo. No? C'è stata un'interrogazione presentata dalla minoranza, dal consigliere Gilberto Chiodi, che è qui, presentata benissimo la cosa. Non è che lo dico perché è qui, è stato bravo nell'esporla, e poi quando ha risposto il sindaco, bah, io dico questo, ha dato delle risposte che non avevano senso. Non si è comportato bene il sindaco e lui ha replicato pesantemente e giustamente. Quindi sono molto preoccupato di questo perché i sindaci non fanno quadrato nel difendere il territorio e su San Severino stanno incombendo altre nuvole, un altro pericolo. Dopo il punto nascita, Ceriscioli sta tirando in ballo un'altra volta il discorso dell'inceneritore e questo sarebbe veramente una catastrofe per il nostro territorio, per San Severino, per la medio-alta valle del Potenza. Se i sindaci si comportano così con il punto nascita, come si comporteranno se veramente questo ha intenzione di riaprire il discorso dell'inceneritore? Sarebbe devastante per noi, per le nostre, per tutti. Quindi dovremmo fare, non lo so che succederà. Quindi, visto che siamo vicini alle elezioni comunali, alle elezioni del nuovo sindaco e al rinnovo del Consiglio Comunale, io penso che non sappiamo chi saranno i candidati sindaci, non lo sappiamo quante liste ci saranno, ma pretendo da coloro che si presenterà a sindaco che metta nel suo programma e lo dica chiaro un no forte all'inceneritore, perché lo deve fare, se no non merita il voto. Corriamo il rischio veramente perché i sindaci non sono uniti, cioè hanno dato ragione a Ceresciori Il genitore e ospedale. è ospedale, appunto, deve essere sul programma, deve difendere l'ospedale, il punto nascita e soprattutto un no forte all'ingegneritore. Finito.